Bentornati a Storie, racconti di successo nella provincia di Pesaro Urbino. Nella scorsa stagione abbiamo iniziato a conoscere alcune persone che hanno fatto la storia del nostro territorio. Stiamo parlando di imprenditori, stiamo parlando di, professionisti, di uomini di valore che hanno portato alto il nome di Pesaro, ma in generale della Regione Marche, in tutto il mondo. In questa nuova stagione abbiamo voluto e abbiamo deciso di iniziare la serie di puntate con una donna, dedicare questa puntata alle donne coraggiose, alle donne determinate che hanno creato una grandissima carriera qui nel nostro territorio e poi l'hanno fatta conoscere in tutto il mondo. Se parliamo di moda, di eleganza e di stile, ma soprattutto buon gusto, non possiamo non parlare dei negozi Ratti. Oggi conosciamo la storia della moda del nostro territorio, ma in generale della Regione Marche e di tutte le grandi firme che ci sono all'interno di questi negozi, ma in modo particolare conosciamo la signora Ratti. Benvenuta. Grazie, grazie. Silvana, grazie intanto per averci ospitato in questo negozio bellissimo, complimenti. Grazie, è un po' la mia gioia questa. Immagino, infatti, questa boutique è forse la più famosa delle Marche e non solo. Lei e sua figlia portate avanti una tradizione di famiglia che risale al 1945, quando sua madre Licia e suo padre Pietro, che poi vediamo raffigurato in questo quadro bellissimo. Sì, è vero. Ecco, i suoi genitori hanno iniziato l'attività e quindi hanno iniziato a lavorare nel mondo della moda creando un negozio proprio qui a Pesaro. Ci racconti quel periodo? Eh sì, il negozio era in Via Rossi, per il corso, in corso 11 settembre. L'inizio è stata una storia d'amore che poi è diventata una storia d'amore d'affari, quindi bene per noi. E quindi una storia d'amore perché mio padre si è innamorato di mia mamma era la figlia di un grande sarto pesarese, pezzo di pane, e quindi ha deciso così come una folgorazione di sposarsi tutta e di aprire questo piccolo negozio. Lì non sono stati proprio dei pionieri perché non c'era niente, insomma non esisteva, esisteva la sarta ma non esisteva il prêt-à-porter, la cosa pronta. E quindi è stata veramente una grande cosa, cioè riuscire ad affermarsi col piano, con grandi sacrifici. La cosa che mi ricordo è dei miei genitori che lavoravano fino alla notte, che facevano le vetrine, perché allora c'era una commessa, poi da una commessa due commesse, tre commesse, poi siamo arrivati. Però devo dire che quello che mi hanno forse lasciato e che forse ha lasciato un po' un segno alla nostra famiglia è sempre stato quello, il grande impegno nel lavoro e la grande volontà e la grande caparbietà nel riuscire. E poi insomma siamo qua. Ecco, infatti, lei è cresciuta a contatto sin da piccola con la moda, i vestiti, e appunto come ha detto poco fa ha avuto sempre davanti a sé l'immagine di due grandi lavoratori, i suoi genitori. Ecco, quando ha preso in mano poi le redini, diciamo così, dell'azienda? Ma è cominciato un po' per gioco, perché io forse grazie al cielo non ero molto brava a scuola, allora ho avuto dei problemi, delle cose così, allora mio padre si era un po' stufato di questa cosa, ha detto beh insomma cominciamo adesso abbiamo questo negozio, come vediamo se poi, mi hanno mandato a Parigi, mi hanno mandato a Londra a studiare le lingue e poi piano piano mi hanno inserito. Poi tutto è stato molto fatto con calma, anche perché allora i tempi erano molto più calmi e quindi fatto con grande tranquillità e serenità. Da noi non c'è mai stato il problema generazionale, devo dire che io non mi sono sentita mai in conflitto con i miei genitori e quello che sta succedendo anche con mia figlia, cioè è stato un percorso sempre molto di discussioni, di decisioni prese insieme, però molto, molto equilibrato, ecco.
Quindi lei poi si è appassionata chiaramente a questo settore della moda, beh, o aveva altre ambizioni? No, io pensavo sempre che avrei dovuto tornare, venire in negozio. No, non avevo ambizioni, anche perché io sono vissuta in negozio. Ero ragazzina, stavo per il corso e loro facevano le vetrine, io stavo sotto la scala, facevo i compiti sotto la scala. Quindi è una cosa molto bella questa, che è di grande, soprattutto di grande passione, ecco, sì, me l'hanno trasmessa e io poi a mia volta l'ho trasmessa tanto anche a mia figlia Matilde. Ecco, quando ho iniziato a lavorare, diciamo, in modo approfondito nell'azienda di famiglia, Pesaro com'era in quegli anni? Pesaro era una città molto più piccola, era una città molto più provinciale, era una città che accettava poco le novità. Però io già sono arrivata che già il Numerati era abbastanza consolidato, quindi io forse sono servita nel non tanto come ricerca di marchio di cose, perché qui il genio assoluto è sempre stato mio padre, ma forse nel creare un rapporto più di, così, di simpatia o di affetto anche con i pesaresi, quindi da cominciare dalle mie amiche, dalle famiglie importanti. Ecco, forse questo direi che è stato il mio apporto, che ha portato molto, insomma, ha fatto sì che diventassimo forse sempre un po' più grandini, non dico grandini. E poi dopo, insomma, abbiamo detto Pesaro, che insomma erano completamente altri tempi. Sì, erano altri tempi. Quando noi siamo venuti qui in via Rossini, cioè praticamente la passeggiata finiva al Duomo e non si veniva mai avanti, quindi tutti dicevano: oddio, ma cosa fa? Sarà una cosa, come andrà questo negozio in via Rossini? Dopo, mio padre aveva delle grandi visioni, devo dire, lui aveva la visione del grande e la visione del bello. Quindi il grande, perché noi dobbiamo sempre avere dei grandi spazi, perché il lavoro deve sempre andare avanti e mai tornare indietro, mai fermarsi. Quindi i progetti di avere delle esclusive con le grandi aziende, lui li aveva tutti in testa. Poi devo dire che per fortuna li ha realizzati tutti. Negli anni lei sicuramente ha conosciuto tanti personaggi importanti, perché in giro per il mondo, in giro per l'Italia, un altro negozio a Bologna. E ha qualche aneddoto di qualche personaggio che ci può raccontare? Ma quello che è nel mio cuore è sempre Luciano Pavarotti, devo dire, perché è sempre stata una persona che ci è sempre stata molto vicino, perché le due famiglie si conoscevano bene. Poi Luciano aveva sempre un rapporto molto speciale con noi, perché con noi comprava sempre questi famosi scialli di Hermès che aveva lui. Quando voleva qualcosa, magari mi chiamava anche lunedì mattina in negozio e diceva: signora Silvana, io devo andare in negozio. Dicevo: sì maestro, vengo, mai chiuso, non importa maestro, vengo. C'è questo rapporto molto bello, che poi ero molto amica anche della moglie, una figlia ha lavorato qui da noi, ha fatto uno stage. Dopo io ho conosciuto stilisti, ho avuto modo di incontrarmi con tanti personaggi della moda, quelli direi che della moda, però non so, bene Karl Lagerfeld, o conosco bene Stefano e Dolce Gabbana. Cioè dopo è stato tutto un rapporto così, fatto di moda e di lavoro, ecco. Che bello. Devo dire bello, bellissimo. Sì, perché il nostro lavoro è bello, faticoso, ma ormai tutti i lavori sono faticosi, vero. Però bello, molto bello. Allora, a proposito dei famosi foulard di Hermès di Pavarotti, siamo nel 1963 e voi riuscite ad ottenere anche il marchio Hermès. Sì, mio padre. Come è andata lì? Allora c'era anche una grande... cioè una persona, non so, come mio padre, che era un uomo di grande charme, di grande intelligenza, è riuscito a conoscere questo personaggio che era Jean-Louis Dumas, che poi è diventato il presidente di Hermès, quello che forse ha dato il segno maggiore per far diventare questa azienda veramente unica al mondo. Si sono conosciuti lì, però allora c'era il valore, la simpatia e il valore umano avevano un grande riscontro, no? E questo all'inizio diceva: no, ma cosa ti faccio? Io ti vendo tutti questi foulard, tu cosa ne fai? E mia madre disse la famosa frase: lei me li venda, che poi io in bandiero Pesaro. Quindi mia madre era la commerciante, quella che lavorava, e mio padre era veramente il braccio e la mente. E poi questa azienda, insomma, ancora... Sì, sono anni che noi siamo sempre... Sì. Poi dopo ne sono venute altre ed abbiamo sempre avuto... Forse il grande intuito di prendere le aziende quando magari non erano più nella cresta dell'onda, che poi diventavano. Potrei dire, tipo, l'ultimo esempio è stato quello di Gucci,
che noi, io, abbiamo ripreso Gucci quando nessuno ci credeva più, anzi addirittura dicevano ma voi siete pazzi, così, che era andato proprio giù. Però io avevo saputo che doveva arrivare uno stilista famoso dall'America, che era Tom Ford, che c'erano dei fondi che credevano in questa azienda, poi è diventata quello che è diventata, una potenza. Beh, italiana, certo. Di Merck, adesso purtroppo non è più italiana, ma insomma. Allora, lei negli anni, ma in generale la famiglia Ratti, insomma, siete stati sempre molto legati a Rossini Opera Festival, sì, perché sì, insomma è il festival più importante, certo, a livello nazionale, mondiale, dedicato, sicuro, alla lirica, e abbiamo la fortuna di averlo proprio qui e di averlo creato a Pesaro grazie a Gianfranco, certo, Mariotti, chiaramente. E in questo anno rossiniano, anche quest'anno, lei ha tenuto la classica festa, sì, no? Sì, dal... Sì. Dalla Ratti, sì, ecco, sì, così, sì, che ormai fidelizza la sua clientela, sì, Pesaro, sì, sì, e sono sempre molto partecipate, molto ben organizzate le sue feste. Quest'anno ha avuto addirittura gli auguri, sì, i di tanti Juan auguri, Diego, sì, ecco, certo, di Flore. Sì, 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 sì. Beh, ma noi con Rossini, cioè mio, ecco un'altra cosa di mio padre, che quando Gianfranco Mariotti all'inizio gli disse sai sto facendo questa cosa, voglio fare questa cosa, grande genio, perché noi dobbiamo tutto a Gianfranco Mariotti, e mio padre ha detto sì va bene dai, faccio, se vuoi ti faccio una cena, quando fa, poi da lì è diventata la prima cena importante dopo la prima di ogni opera. E poi tutti i cantanti, poi coincide sempre il mio compleanno fra l'11 agosto, il 10 o il 9, e quindi ormai tutti i cantanti quest'anno, com'è, c'era Juan Diego, quindi mi hanno fatto questa grossa cosa. Poi c'era Gianni Letta quest'anno, sì, perché la fondazione, il presidente della fondazione, sono amici nostri di Roma, molto carini. Insomma, Rossini è una cosa che va veramente sostenuta e amato, perché è una cosa, se Pesaro è cambiata, lo dobbiamo molto anche a Rossini Opera Festival. Verissimo. E senza dubbio. Dal 2013 avete dedicato due stanze al marchio Dior. Sì. Ecco, qui come è la stessa cosa, devo dire. Noi Dior eravamo dentro da Dior da sempre, perché da quando c'era Miss Dior, poi perché ne devo dire che alla fine mio padre aveva sempre questa grande predilezione per i marchi francesi, perché forse perché lui veniva da Milano, quindi aveva, c'era questo rapporto un po' con l'Europa, che forse noi sentivamo meno e lui forse sentiva di più, quindi era una, infatti noi marchi francesi poi li abbiamo tutti. Con Dior è cominciata così, per scherzo, io mi ricordo ero ragazzina e andavo a comprare con mia madre Dior, tant'è vero che io sono molto amica del presidente, che è stato presidente di Dior, Messier Toledano, e lui, un grosso personaggio, diceva sempre ah sì sì, perché qualsiasi cosa Dior sarà sempre da voi, perché siamo quasi, non dico cresciuti insieme perché Dior è Dior, però da quando loro hanno cominciato un prêt-à-porter noi l'abbiamo sempre tenuto, quindi è stata una bella cosa, ecco, ed è una bellissima cosa adesso poi. Momento di grande splendore per Dior. Esatto, esatto. Allora, lei viaggia tantissimo, sempre, sì, assieme anche a sua figlia, sì, sì, torna però sempre nella sua Pesaro. Certo. Ecco, mi dica un pregio e un difetto di questa città, sinceramente. Sì, ma il pregio, soprattutto d'estate, io sono una che ama il mare, quindi, e non possiamo capire cosa vuol dire stare a Pesaro, quindi da maggio, da quello che è, fino a settembre, una grande cosa. Ma io posso dire che ho visto Pesaro in questi anni anche crescere molto, e quando cresce tanto c'è una dimensione diversa, quindi non è più la città un po' dormiente che era prima. Io non so, mi capitava tanti anni, io abito al mare, tornavo a casa alle 11 di sera, a mezzanotte, trovavo questa città un po' mortina, non c'era nessuno, mi veniva una tristezza, tornavo da Riccione, Rimini, pieno. Invece devo dire, ecco, questa è la grande cosa che dobbiamo dare anche un riscontro, tanto lo posso dire, un mio amico tutto, dobbiamo ringraziare molto Matteo Ricci, perché ha fatto sì che Pesaro diventasse una città viva, ecco. Cosa c'è di strano? Non lo so, forse d'inverno è più morta, però è una città di provincia e quindi tutte le città di provincia sono così. Io forse di negativo non è che voglio dire, però
Io sto molto bene a Pesaro e quando posso, io devo dire, giro molto tutto, però, ma tutti stanno bene a Pesaro perché come arrivano non vanno più via, cioè, quindi ci sarà qualche cosa di, perché è una città, fra la piccola città e la città abbastanza grande, c'è un po' tutto e quindi, insomma, noi stiamo tutti bene, noi pesaresi stiamo bene qua, anche non pesaresi. È vero. Lo scorso marzo ha ricevuto il premio Donna Cultura dell'associazione Ande Marche. La premiazione è stata fatta in prefettura con tanti personaggi illustri. Lei come si è sentita a ricevere questo prestigioso premio? Emozionata, mi sono sentita emozionata e felice, perché è stata una cosa prima di tutto dedicata ai miei genitori, perché alla fine se io sono così dove sono lo devo dire grazie a loro, anche se forse il portare avanti e creare è facile e difficile, portare avanti in certi momenti non è poi sempre così facile, però insomma dai, stanno andando bene, quindi è un grande riconoscimento a loro, un omaggio a mio marito, una speranza per i miei figli, ma una cosa molto bella. Poi c'erano tutti amici carissimi, quindi anche venuti da fuori, anche amici di aziende, quindi è stata una bella dimostrazione di affetto che ho avuto e dalla città, dal premio, un po' e da tutti, insomma. Abbiamo superato i 70 anni di attività. Sì, anche i miei. Mi porta insieme, benissimo, grazie. Assolutamente. Sì, sì. Ecco, comunque è un'attività che dura per così tanto tempo, insomma è un'attività davvero vincente. Sì. Quali sono i prossimi traguardi? Prossimi traguardi, andare sempre avanti, cercare di, e questo devo dire che devo dire molto grazie anche a mia figlia, cercare sempre cose nuove, perché non possiamo mai stare sugli allori, quindi c'è un cambiamento radicale, totale nella moda come in qualsiasi, e quindi cercare di fare molta ricerca, molto, e sempre di mantenere però nello stesso tempo quello che è il nostro, di poter sempre dare un grande servizio, perché poi la fortuna di tutto è quando lei può dare ai suoi clienti un grande servizio, oltre a quello che poi gli dà di vestiti, di ricerca, tutto, però il servizio è tanto. Pensate di aprire altri punti vendita? Io non vorrei, quindi non so se non vorrei, perché io sono, è un momento che sono molto legata sempre direi che forse la cosa che io faccio maggiormente adesso, oltre ad andare a fare gli acquisti, accompagnare i miei figli, è stare molto in negozio. E quindi a me piace moltissimo ed è la cosa che forse mi dà più gioia, ecco, non so, cioè se sto a Pesaro in negozio è come se stessi a casa mia, come se ricevessi le persone e non mi dà mai, trovo che ci sia anche un rapporto molto speciale fra noi e il cliente, ecco, quindi, però non, niente detto, tutto si può fare, tanto ormai le cose cambiano nel mondo. Allora, ha citato sua figlia Matilde, sì, certo. È una persona chiaramente molto importante nella sua vita e in questa azienda. Ce la descriva. Beh, lei è stata sempre molto, prima di tutto lei è cresciuta forse a piadine, perché aveva la donna che faceva sempre le piadine, e a moda, perché lei era ragazzina con i vestitini bianchi, il punto smock così, e tutte le mie clienti la vedevano fuori dalla finestra che guardava le sfilate. Quindi lei è sempre stata molto, ha sempre amato molto la moda, quello, al contrario mio, lei è sempre stata molto brava a scuola, quindi lei ha fatto una grossa università, ha fatto la Bocconi, ha fatto, ed è questo molto importante perché in questi momenti ci vogliono questi personaggi. Poi ha fatto la sua esperienza a New York e ha deciso quando è tornata di venire a lavorare in negozio. Come ho detto prima, non ci sono stati scontri, noi lavoriamo molto bene insieme e questo è proprio vero, perché anche il personale sente questa armonia così, e non ci sono i famosi scontri che tua madre ha detto, tua figlia non vuole, ecco. Mia figlia è molto brava, io questo lo dico proprio, è molto brava perché è caparbia come il nonno, io dico sempre, lei è un po' formata dalla grande passione della moda e dal grande gusto che aveva mia mamma e la grande forza di volontà e caparbietà che era mio padre, quindi devo dire che insomma... Complimenti, bene. Allora, sì, per no, questa sono, figlia. Sì, ma siamo contente perché poi stiamo molto bene insieme, quindi una cosa bella. Allora, lei negli anni ha visto susseguirsi tante mode, tanti stili, tanti stilisti. I consigli che lei darebbe agli stilisti di oggi? Ah, i consigli che darei? Prima darei anche qualche sgridatina.
poi vediamo. Consigli che dovrebbero guardare molto di più la donna e sì. capire qual è il desiderio della donna, cioè che la donna ormai oggigiorno esce la mattina e torna la sera, quindi ha bisogno anche di un, a parte l'eccentricità, perché fa parte della moda, la moda deve essere anche studio, deve essere rivoluzione, perché sennò diventa una cosa banale, però ci vogliono tutte e due, e questo forse in questo momento manca un po', e quindi più la fatica per noi è questa, ecco. Quindi creare la quotidianità, diciamo, nella sua bellezza, poi nella sua eleganza, ecco, senza perdere quello che è il gusto, la raffinatezza, però quello un po' manca, ecco, perché loro guardano solo la parte ultima delle grandi sfilate, e poi dovrebbero rimanere di più nelle aziende, perché ormai rimangono 3 anni questi nuovi, sì. gli altri no, però rimangono 3 anni, vanno via, si ricomincia tutto, insomma è tutto molto in movimento, questo lo dobbiamo accettare, però di riuscire poi di amare un po' la donna, perché insomma la donna vuole tornare anche a essere un po' femminile, quindi questo è importante. Vero. Allora, visto che si apre una nuova stagione, ci dica un must have dell'inverno, dell'autunno-inverno. E allora, è tornato molto il maculato, tanto, sì. È tornato molto lo scozzese, e poi non dimentichiamo Burberry, che sta uscendo fuori alla grande, quindi ci sono anche delle grandi novità, perché tutti questi marchi molto classici hanno avuto, ecco, una rivoluzione di stilisti, quindi Burberry ci darà delle belle sorprese, ritornerà alla grande, sono sicura, con il suo stile e la sua tradizione, però forse ecco quello che si vorrebbe in questo momento, con la sua anche eccentricità di un grande stilista, però è un bellissimo marchio, sì. Io la ringrazio davvero tanto, grazie a lei. Silvana, grazie per averci ospitato in questa bellissima boutique. Adesso andiamo a vedere. Volete anche fare un giretto, dettaglio. Scoprire esatto. qualcosa? Va bene, grazie, grazie, grazie a voi, grazie. E noi ci ritroviamo alla prossima puntata. I'm gonna go get some more.